Salve a tutti amici, un saluto dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua, come da voi richiesto, parliamo di Cody Rhodes, che è un atleta WWE che negli ultimi tempi è diventato uno dei principali elementi del roster della WWE. Non a caso andrà a WrestleMania a sfidare Roman Reigns per il titolo mondiale, per il titolo universale. E WWE, chiamatelo come vi pare, tutte le cinture Roman Reigns, te. Titolo mondiale è quello che c'ha Seth Rollins. Comunque, atleta che ha saputo superare momenti difficili, tornare alla ribalta e effettivamente diventare ad oggi una delle stelle più luminose della WWE. Sappiamo che la costruzione di WrestleMania ha avuto parecchi problemi perché WWE è andata completamente fuori di testa, quindi dapprima facendo appunto apparire Cody Rhodes giustamente vincitore della Royal Rumble e primo sfidante a Roman Reigns, e poi si è deciso di mettere insieme Roman Reigns e The Rock da avversari senza nessun motivo, e il pubblico ha inveito contro la federazione che ha dovuto fare retromarcia. Comunque, come al solito, invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Quindi, Cody Rhodes, classe 1985, un wrestler che attualmente è nel roster di Raw. Wrestler che ha vinto diversi titoli nella sua carriera, ha fatto anche la spora tra diverse categorie, quindi ha vinto i titoli intercontinentali, quelli di coppia. E devo dire che gli manca a questo punto il titolo mondiale, che è quello che lui aspira, tanto aspira in WWE. E anche perché ha vinto due Royal Rumble, ragazzi, cioè consecutive, quindi non è una cosa che succede tutti i giorni. Questo gli ha permesso di ottenere un consenso pauroso. Ad oggi è una delle stelle più brillanti della federazione, lo dimostra l'ingresso, le luci, i fuochi che ha lui, che hanno in pochi. Però dobbiamo dire che ha iniziato a combattere, all'inizio era in WWE, dopo ha iniziato a fare la spora verso altre federazioni, dopo aver vinto comunque dei titoli intercontinentali. Si è esibito anche con la maschera di famiglia, quindi si è esibito anche col ring name di Stardust per andare in favore del fratello Goldust. Quindi, raga, una famiglia molto molto peperina. Certamente poi chiaramente è iniziata ad avere sempre più un atteggiamento più serio. Dopo essere stato in Giappone, è stato uno dei fondatori della All Elite Wrestling, che ad oggi, ragazzi, è l'unica vera alternativa alla WWE. La All Elite Wrestling è nata da pochi anni, però si sta confermando come una federazione comunque abbastanza buona, un'alternativa abbastanza buona. Andò in All Elite, ha fatto di tutto per far crescere questa federazione, ha fatto anche il direttore della All Elite Wrestling. È stato diversi anni, dal 2019 fino al 2022, vincendo anche il titolo mondiale. Poi però gli è scaduto il contratto, inizio 2022, sembrava dovesse rimanere in All Elite Wrestling, ripeto, dato che lui è stato uno dei volti più importanti, ed invece, in poche parole, è andato in WWE. Ha creato un po' di scalpore perché tutti pensavano che non potesse accadere una cosa del genere. È chiaro che la WWE probabilmente gli ha offerto un ingaggio alto, un bel ingaggio, e gli ha detto sicuramente che lui poteva aspirare al titolo mondiale e lui ha accettato. Tornato in WWE e subito si è messo in mostra. Faida bella, prima con Seth Rollins, poi subito con Brock Lesnar, che è durata parecchio, perché tra i due c'è stata una faida lunga, bei combattimenti. Alla fin fine ha vinto la Royal Rumble 2023, quindi ottenendo il ruolo di primo sfidante di Roman Reigns a WrestleMania 39, dove è stato sconfitto. È stato sconfitto nel match contro Roman perché ci sono state comunque varie interferenze che lo hanno fatto perdere. È continuato questo regno di Roman Reigns infinito. Quest'anno idem, la sua spora è continuata tra varie vicissitudini. Alla fine ha vinto di nuovo la Royal Rumble, riuscendo a imporsi. E niente, ragazzi, aveva il match assicurato a WrestleMania contro Roman Reigns. C'è stato il casino, per chi ha seguito, c'è stato il casino della WWE che ha fatto arrivare The Rock all'improvviso sul ring e lui ha detto: "No, faccio combattere un membro della tua famiglia, cedo volentieri il mio posto." Ma dai, su. Un lottatore che ha fatto di tutto per potersi riprendere l'occasione per vincere il titolo. E
è nata anche questa unione tra Cody Rhodes e Seth Rollins, che adesso si sono contrapposti a Roman Reigns e The Rock, quindi vedremo a cosa porterà tutto questo. E ragazzi, è chiaro che lui, mi ricorda, ha combattuto pure strappandosi un pettorale, si fece molto male nel 2023 e stette fuori parecchio tempo, quindi anche un atleta coraggioso che non aveva paura di fare quello che doveva fare. Da brividi, l'ultima parte del match della Royal Rumble di quest'anno, quando lui e CM Punk se le sono date di santa ragione e alla fine ha vinto Cody. Si dice che CM Punk già era infortunato e quindi probabilmente non avrebbe potuto partecipare a WrestleMania. Perciò si è deciso di far rivincere Cody, perché probabilmente CM Punk Roman Reigns era il match più atteso. Fisicamente com'è Cody Rhodes? Un metro... Allora, chi dice 1,85 m, chi dice 1,88 m, più o meno sarà 1,85-86 m. Per una novantina di chili, quello è il peso che a me sembra possa raggiungere. Fisicamente è molto asciutto, ha un fisico muscoloso ma asciutto, non esagerato assolutamente. Non pesa 100 kg come è riportato sui siti, ripeto, sarà un 90 kg. Beh ragazzi, la domanda che tutti vi state ponendo è: l'American Nightmare è natural? Sì. Vedete? Poi c'è gente che dice ancora a fare video se sono nato, quello è nato, tanto tutti... Non sono tutti dopati. Seth Rollins e Cody Rhodes sono proprio i due esempi di atleti natural, perché hanno dei fisici abbastanza tirati, abbastanza scolpiti e non sono enormi. Non a caso sono due atleti che fanno della velocità sul ring, delle manovre spettacolari, il loro cavallo di battaglia, benché siano alti molto più di 1,80 m. Quando di solito altri atleti con un'altezza non indifferente sono molto più atleti di sostanza. Cody Rhodes è molto attivo sul ring, molto veloce, fa delle belle mosse, spettacolare. Quindi devo dire è natural secondo me. Il fisico di Cody Rhodes è un fisico assolutamente raggiungibile naturalmente. Anche io come sto ora probabilmente sono già più grosso di Cody Rhodes, soprattutto a livello di dorsali, di schiena. Quindi fisico assolutamente raggiungibile, a dimostrazione di come se uno si allena può raggiungere anche ottime vette in altri sport. Quindi lo tifo? Tifo per lui a WrestleMania? Certamente sì, mi sta simpatico, lo ritengo un personaggio che incarna degli ottimi valori dello sport. Speriamo che vinca finalmente il titolo mondiale a WrestleMania. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.